Accademia del Benessere, via delle Fratte 19, sempre qui a Frascati. Sono in compagnia di Maddalena, che è anche l'istruttrice, una delle istruttrici qua dell'Accademia del Benessere. Infatti prima vedevamo una ginnastica molto soft. Ci vuoi raccontare, Maddalena? Sì, diciamo che il corso che hai visto prima è un corso di ginnastica dolce, che è una via di mezzo tra la tipica attività aerobica e invece le attività olistiche che già qui al centro facciamo, come corsi di stretching, pilates, ginnastica posturale, anche corsi di yoga e di tai chi. Questa ginnastica dolce è appunto indicata molto per le persone che da tanto tempo che non svolgono attività fisica e cerca di ricondurre lentamente al condizionamento di tutti gli apparati, diciamo dall'apparato locomotore all'apparato cardiocircolatorio e anche al sistema miofasciale, che è importante per le catene muscolari del corpo, che devono essere sempre mantenute in equilibrio e soprattutto in allungamento di certe parti che sono magari durante la vita di tutti i giorni sottoposte a dei sovraccarichi funzionali e quindi a degli squilibri muscolari. Oltre ovviamente a questi corsi che possiamo trovare qui all'interno, curate molto anche il mangiare, no? Avere dei consigli anche sulla nostra nutrizione, che va di pari passo ovviamente con la ginnastica. Sì. Questa infatti è nata un pochino dall'esigenza che all'interno delle altre nostre palestre, che sono molto più grandi, un pochino più dispersive, questa vuole essere proprio quasi come una nicchia dove le persone che vengono si sentono più tranquille, più a loro agio. Coccolate. Coccolate, esattamente, senza troppi occhi indiscreti. E quindi qui vengono fatte delle valutazioni della forma fisica prendendo in considerazione le masse corporee, facendo la distinzione tra la composizione corporea la massa magra, la massa grassa e altri indici, altri parametri come l'idratazione, il metabolismo basale, e viene spiegato proprio alle persone che vogliono anche perdere peso che oltre all'importanza dell'esercizio fisico, se vogliono veramente cambiare qualcosa, devono cambiare anche alcune cose a livello nutrizionale e scegliere a secondo le ore del giorno determinati, diciamo, alimenti per favorire poi un migliore metabolismo basale ed energetico. Sempre qui nella sala dell'Accademia del Benessere conosciamo Valentina, che è l'insegnante di danza classica, tutte queste bellissime bambine. Allora, da che età iniziano qui, Valentina? Da 4 anni. Ecco, e diciamo il corso ovviamente dura tutto un anno, e che cosa gli fai fare a queste bambine? Prima di tutto chiaramente loro devono conoscere il corpo, perché sarà il mezzo poi con il quale andranno a lavorare nella danza, quindi per adesso è un gioco che piano piano andrà poi a svilupparsi nel corso degli anni in esercizi di danza. Valentina, una domanda, ma troviamo sempre bambine, invece i maschietti un po' meno, perché secondo te? Ma no, in realtà anche i maschietti ci sono che poi intraprendono, ecco, il lavoro della danza, però certo più, diciamo, forse una disciplina indicata magari per le bimbe, però ecco, anche i maschietti l'anno scorso anno ad esempio l'abbiamo avuti, quindi...